Dopo i giudizi ricevuti nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli risponde su social con una frecciatina mirata alla giuria del programma. Critiche alla performance di Sonia Bruganelli. Durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, la partecipazione di Sonia Bruganelli ha generato molte reazioni tra i giudici. La produttrice, in coppia con il ballerino Carlo Aloie, si è esibita in una performance che non ha convinto pienamente la giuria. Fabio Canina ha definito l'esibizione fredda, mentre Guillermo Mariotto ha commentato in maniera pungente, facendo riferimento alla vita sentimentale della Bruganelli. Anche Selvaggia Lucarelli non ha esitato a dire la sua, affermando: "Non fare la parala con me. C'è la Bruganelli in versione Gandhi", criticando la sua apparente calma e passività. Persino Alberto Matano ha scherzato sulla situazione sentimentale della concorrente, suggerendole di sciogliersi un po' durante l'esibizione. La Bruganelli, pur mantenendo un basso profilo durante la trasmissione, ha reagito in modo più incisivo sui social il giorno successivo, con una frecciatina che non è passata inosservata. La replica social di Sonia Bruganelli. Su social, Sonia Bruganelli ha condiviso un post ironico riferito ai commenti ricevuti dai giudici di Ballando con le Stelle. "Lo sguardo di chi pensava di essere a fare la ballerina a Ballando con le Stelle capisce che la giuria vuole l'opinionista del Grande Fratello", ha scritto la produttrice, in riferimento alla sua passata esperienza come opinionista nel reality Grande Fratello. Questo commento sembra mirato a evidenziare una presunta aspettativa dei giudici di voler vedere la Bruganelli in un ruolo più critico e polemico, piuttosto che in quello di concorrente ballerina.